Furti nelle abitazioni a Fano, un arresto e numerosi controlli della polizia. Truffe ai danni degli anziani, il comune di Pesaro lancia una campagna di sensibilizzazione. Parco San Bartolo, iniziative, controlli e videosorveglianza contro gli incendi. Gabice Mare, arriva un bus elettrico che collega la città a Porto Vallugola. Mercoledì 21 luglio, buona serata, benvenuti al nostro telegiornale, il telegiornale di Rossini TV sul canale 633 del digitale terrestre. Questa sera apriamo parlando di cronaca e dei controlli condotti dalla polizia di Fano mirati a contrastare il fenomeno dei furti in abitazione. Nei posti di controllo situati nei punti strategici della città, gli agenti hanno effettuato verifiche nei confronti di numerose vetture, identificandone gli occupanti. In particolare l'attenzione degli agenti è stata attirata da un'auto notata transitare nel quartiere Sant'Orso e fermarsi in prossimità delle case nelle ore centrali della mattina, proprio quando i residenti sono soliti essere fuori dalle proprie abitazioni. Sospettando che potesse trattarsi di malintenzionati, gli agenti hanno quindi deciso di intervenire bloccando il mezzo a bordo del quale erano presenti tre soggetti, due uomini e una donna di giovane età. Nell'abitacolo della vettura sono stati rinvenuti vari arnesi utilizzati per scardinare gli infissi e dai successivi controlli è emerso che la donna, cittadina italiana di origine croata, già nota alle forze dell'ordine, era destinataria di un ordine di esecuzione che prevedeva la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione. La donna è stata quindi tratta in arresto, mentre l'uomo alla guida della vettura, il quale non aveva mai conseguito la patente di guida, è stato sanzionato con una multa di 5.100 euro. L'automobile è stata sottoposta a fermo amministrativo. Paura nella tarda mattinata di oggi sull'autostrada A14 all'altezza dell'uscita Marotta Mondolfo per un incendio che ha coinvolto un furgone che stava transitando lungo la corsia nord. Le fiamme sono scaturite improvvisamente e il conducente è riuscito a salvarsi accostando nella corsia di emergenza e scendendo rapidamente dal veicolo. Sul posto, oltre alla polizia stradale e al personale di autostrade, sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che, oltre alle fiamme del furgone, hanno spento anche un piccolo rogo che si era generato nelle sterpaglie adiacenti. Continuiamo adesso a parlare di sicurezza e nello specifico del fenomeno delle truffe ai danni soprattutto della cittadinanza più anziana. Per prevenire ed informare su queste spiacevoli situazioni, il Comune di Pesaro ha lanciato una campagna di comunicazione. Ok, basta di giornata per ragazzi. Cosa dico che muslungo? Niente. L'altro giorno mi è successa una roba. Cosa è successo? A ieri a casa che guardava la televisione, no? E a un certo punto ha suonato il campanello della porta. Salve! Luca Gualtieri? No, Luca Gualtieri è mio figlio, io sono il padre. Ah, perfetto, non ho sbagliato porta allora. Ascolti. Questo pacco sarebbe per suo figlio, avrei bisogno di 50 euro per consegnarlo direttamente a lei. Informare per prevenire, denunciare per non rimanere in silenzio davanti al raggiro. Sono questi i principali obiettivi della nuova campagna Sicuri di essere al sicuro, lanciata dal Comune di Pesaro per attenzionare il fenomeno delle truffe perpetrate soprattutto ai danni della cittadinanza più anziana. Nasce con una campagna nazionale partita dal Ministero degli Interni che ha coinvolto poi le prefetture e le amministrazioni locali e Pesaro è tra i 50 comuni che hanno ottenuto queste risorse e questo finanziamento per sviluppare dei progetti con l'obiettivo di contrastare, informare e prevenire le truffe nei confronti delle persone, in particolare degli anziani, delle persone più fragili ma più in generale di tutto. Di tutti.
Questo progetto è stato sviluppato un po' durante il periodo del Covid, eravamo io insieme a Massi Santini, l'assessore Sara Mengucci, la comandante Francesca Muzzini della Polizia Locale e insieme abbiamo pensato a quale fosse il modo migliore per sviluppare dei progetti proprio per contrastare un fenomeno che è anche molto attuale, attuale perché purtroppo anche in questi giorni stiamo sentendo di tentativi di truffe che vanno spesso anche a buon fine nei confronti delle persone più anziane e quindi fare una campagna che di sensibilizzazione e di informazione nei confronti per evitare che questi episodi che sono molto antipatici perché oltre al danno economico finiscono anche per generare dei danni psicologici alle persone perché la sensazione di essere truffati spesso è peggiore della truffa stessa, no? E quindi cercare di far sì che questo sentimento non diventi, diciamo, sia anche un modo per fare denuncia ed evitare che altre persone si possano trovare in quella situazione. Abbiamo cercato di far vivere questo video nel quotidiano, quindi far vivere queste scene proprio come se fossero realtà quotidiana e due amici che parlano tra loro e raccontano un po' le esperienze che hanno vissuto e attraverso appunto questo tentativo di truffa purtroppo uno anche riuscito. Devo dire anche che questo progetto nasce anche dalla necessità che abbiamo avuto a seguito dell'emergenza Covid con un aumento comunque delle truffe di vario tipo, soprattutto anche online e quindi abbiamo avuto questa necessità come amministrazione di lanciare questo progetto. Un progetto che attraverso il video, attraverso anche dei piani informativi vuole essere di sensibilizzazione e anche di informazione su come possono avvenire le truffe e su come anche si può essere truffati, perché i truffatori sono veramente abili. Molto furbi, molto scaltri e si immedesimano in operatori sociosanitari, venditori, insomma in tante professioni. Credo che sarebbe una scuola da fare addirittura perché gente come me che arrivati a una certa età hanno difetti di memoria. Non si sanno comportare di fronte a un'evidenza così. Sembra che sia una cosa impossibile. Ai tempi nostri, ai tempi miei, io ho 93 anni, ai tempi miei era meno frequente. Qualche furterello così in giro, ma se no non se ne sentivano insomma, di gente che andava a rubare. Se ti capita anche a te, anche se da vergogna, tieni in mente che chi sa da vergogna è il ladro. Il tema della sicurezza è stato anche il tema centrale della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina per presentare i nuovi progetti destinati al Parco San Bartolo. Non solo iniziative per la promozione turistica dunque, ma anche più controlli e sistema di videosorveglianza contro gli incendi. Vediamo quindi di cosa si tratta. Nuovi e importanti investimenti. Accordi pluriennali per valorizzare la bellezza e potenziare la qualità di fruizione del parco. Tecnologia all'avanguardia per ridurre i rischi di incendi, figure professionali di controllo e sorveglianza al servizio del territorio e della comunità che lo vive. Quelli appena elencati sono solo una parte degli ultimi interventi promossi dal Comune di Pesaro e dall'Ente Parco San Bartolo per garantire più controllo e manutenzione nell'area. E per continuare nell'opera di promozione turistica riservata all'importante gioiello naturalistico del territorio. Un pacchetto di iniziative molto importanti che vanno nella direzione della tutela e della conservazione, ovvero l'assunzione a tempo indeterminato di una figura, di un cantoniere che possa tenere diciamo, in ordine, contribuire a tenere in ordine gli arredi e tutto quello che insomma nella vastità del parco, particolarmente poi anche il legno, fanno anche la bellezza e la cura, e l'individuazione di un agente della Polizia Municipale dedicato in funzioni di guardia parco, quindi per aiutare tutte le azioni di controllo, in particolar modo quelle legate anche agli incendi e alle
diciamo, i vari vandalismi che a volte si possono verificare purtroppo in una zona vasta come questa, e l'accordo anche con le guardie ecologiche volontarie, che anche questo contribuirà a rafforzare l'attenzione e la copertura, il raddoppio delle risorse, che in realtà vuol dire 5 volte tanto rispetto agli ultimi anni, e rispetto alla riattivazione di sentieri, quindi per fruire sia a piedi che in bicicletta. Vediamo sempre più questa attenzione del parco, grazie anche al successo delle domeniche in bicicletta, insomma, va sostenuta e rilanciata in questa chiave. E l'innovazione tecnologica che è stata presentata oggi, cioè dell'installazione di una prima di una serie di telecamere termiche, e quindi riuscendo a sondare un'ampia parte di territorio, aiuteranno le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, insomma tutte le autorità preposte a controllare appunto il rischio incendi, che in questa parte dell'anno, in particolar modo anche con l'assistenza che stiamo vivendo, è quanto mai forte. Andremo a installare una telecamera con un'analisi video a bordo, quindi con un'intelligenza artificiale che dal molo posizionato più a nord inquadra tutta la costa e quindi ha una visuale di circa 4 km. Questa telecamera ha un brandeggio a bordo, quindi va a fare una scansione delle varie aree, e se rileva un principio di incendio dà un alert all'istituto di vigilanza, e quindi l'istituto di vigilanza poi interviene sul posto e chiaramente verifica qual è stata la situazione e attiva le forze dell'ordine. Chiaramente l'istituto di vigilanza può anche visionare le telecamere, quindi capire se è un falso allarme o un allarme reale. Avrà a disposizione sia una telecamera termica ma anche una telecamera ottica, quindi una telecamera visiva per poter meglio capire qual è il contesto. Ringraziamo l'ente parco per questa gara e diciamo a breve, quindi consideriamo verso la metà di agosto, la telecamera verrà installata. Questa prima telecamera sarà seguita da una seconda telecamera che già l'ente parco ci ha commissionato. Adesso dobbiamo individuare ancora il punto preciso e poi in un futuro ci saranno ulteriori telecamere, perché comunque l'area è molto vasta e quindi necessiteranno di ulteriori telecamere. Ed ora la pagina dedicata alle vostre segnalazioni. Come sempre vi invitiamo a mandarci sul nostro numero di WhatsApp video o foto oppure messaggi di testo in cui segnalate le cose che non vanno. Oggi le vostre segnalazioni ci portano a Candelara e più precisamente in Strada Lunga. Gli scatti che stiamo vedendo e che ci sono stati inviati da alcuni cittadini che abitualmente transitano nell'area mostrano le pessime condizioni in cui versa l'asfalto, con tante buche che si ripercorrono per praticamente l'intero tratto stradale. La richiesta è quindi quella di provvedere alla sistemazione delle buche e al rifacimento del manto. Ed ora ci spostiamo a Gabice Mare, dove questa mattina, nel segno della mobilità sostenibile, è stato inaugurato un nuovo servizio di trasporto elettrico e gratuito che collegherà la città al porto di Vallugola. È partita questa mattina a Gabice Mare la prima azione pilota del progetto Frame Sport, intento a promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile dei piccoli porti dell'Adriatico. Il primo step del progetto ha riguardato l'attivazione di un servizio gratuito di trasporto pubblico sostenibile, ovvero un bus elettrico, che collegherà fino al prossimo 4 settembre il porto di Vallugola alla città di Gabice Mare. È un'iniziativa questa importante, perché mette al centro di un progetto strategico Italia-Croazia i piccoli porti. Non era scontato dare servizi a queste infrastrutture, che molte volte vengono considerate minori, ma mai come in questo caso invece vengono considerate il centro di uno sviluppo sostenibile. Sviluppo che guarda alla mobilità sostenibile, come in questo caso qui a Gabice, oppure come azioni pilota di sperimentazione pulizia e quindi di contrasto all'inquinamento marino. Voglio ricordare che è un progetto di quasi 7 milioni di euro che coinvolge i porti croati, i porti italiani, questi due marchigiani, Numana e Vallugola qui a Gabice,
diventa anche un modello di sviluppo, di cooperazione e di valore aggiunto per attrarre delle risorse importanti per questi porti. Vorrei ricordare che per le Marche sono quasi 600.000 euro le risorse a disposizione per accedere a queste azioni pilota. Quindi è un buon auspicio per mettere sempre di più al centro del modello Marche, dello sviluppo marchigiano, la blue economy e quella del rilancio delle piccole infrastrutture. Noi come partner di questo progetto abbiamo puntato tutto sulla mobilità sostenibile, quindi oggi c'è questa inaugurazione importante in cui c'è questo bus elettrico, completamente elettrico, che servirà per far conoscere e valorizzare ancora di più il porto di Vallugola, quindi porterà i turisti da Vallugola, Gabice Monte, Gabice Mare e viceversa. È un servizio sperimentale, avrà 4 corse al mattino e 4 corse al pomeriggio, ma nello stesso tempo abbiamo deciso come amministrazione anche di raddoppiare l'intervento, quindi con nostre risorse lo stesso bus turistico sarà utilizzato la sera sempre per sostenere la mobilità sostenibile, dal parcheggio di Piazza del Turismo porterà i turisti nel centro di Gabice, quindi per raggiungere le attività commerciali, bar, ristoranti, in modo tale che ci si possa spostare il più possibile con mezzi ecosostenibili. Il nuovo cambio di passo che sta imprimendo la regione nella gestione dei porti è quello di valorizzare l'autorità di sistema portuale, che ricomprende 3 porti marchigiani, cioè quello di Pesaro, quello di Ancona e quello di San Benedetto, non dimenticando però i porti regionali, tra questi anche quello di Vallugola. Il porto di Vallugola può essere uno straordinario moltiplicatore, quindi un punto di partenza per rivalutare il turismo non solo sul San Bartolo ma in tutta la provincia di Pesaro Urbino, in una sinergia che necessariamente deve esserci in una visione turistica tra la fascia del litorale e tutti i nostri territori interni. Il controllo della Capitaneria di Porto, controllo in materia ambientale, molteplici sono le nostre funzioni. Ora, in particolare nell'ambito di questo progetto, mi piace rammentare quello che è un progetto che anche il Comune di Pesaro sta portando avanti per l'elettrificazione delle banchine e per la creazione di un'isola ecologica, per la raccolta delle plastiche e delle reti rinvenute a mare. Progetti tutti che si inseriscono appunto in un solco di miglior gestione del territorio. Il Museo Oliveriano si prepara ad aprire le porte al pubblico. Nel sopralluogo effettuato questa mattina, il sindaco Ricci e il vice sindaco Vimini hanno annunciato la vicina fine dei lavori e l'apertura prevista per i primi mesi del 2022. Il nuovo museo accoglierà i reperti della collezione Passeri e della collezione Olivieri, le collezioni civiche epigrafiche e i corredi della necropoli picena di Novilara, che conta 70 nuovi reperti. Sarà presente inoltre una grande sala dedicata alla Pesaro romana. Nel nuovo progetto sono stati studiati spazi appositi anche per turisti e studenti che verranno a visitare l'Oliveriano. Soddisfazione per il presidente dell'ente Olivieri Fabrizio Battistelli e la direttrice Brunella Paolini. In attesa di poter tornare ad organizzare la tradizionale festa del vino, l'amministrazione comunale e la Proloco di Pergola, in collaborazione con diverse associazioni locali, organizzano la Divina Pergola, una 2 giorni di appuntamenti ed eventi volti a promuovere e valorizzare le tipicità locali, in primis il vino, e le eccellenze e le bellezze del territorio. Uno dei momenti clou sarà la presentazione del libro di Franco Tonelli dal titolo Pergola, il vino dei ribelli per l'orgoglio delle colline marchigiane, in programma sabato alle ore 18 in piazza Ginevri, sempre a Pergola. Per maggiori informazioni sul programma di queste 2 giornate è possibile visitare la pagina Facebook Comune di Pergola, Pergola Turismo e Proloco Pergola. L'amministrazione comunale di Colli al Metauro ringrazia l'associazione Federcaccia, sezione comunale di Monte Maggiore al Metauro, per la donazione di 5 alberi piantumati nella giornata di domenica 18 luglio presso la piazza in località Villanova. All'atto di piantumazione erano presenti per l'amministrazione l'assessore ai lavori pubblici Pietro Briganti, il presidente Federcaccia
Alen Regini ed una delegazione di cacciatori appartenenti alla stessa associazione. Avrà luogo domani, giovedì 22 luglio alle ore 18 nel cortile di Palazzo Montani Antaldi la presentazione del libretto all'opera di Gioacchino. Creato per i bambini da Isabella Galeazzi, il libretto fa eco al libretto d'opera d'uso per le rappresentazioni teatrali, suggerendo un doppio senso nei contenuti e nel formato stesso. E si è tenuta questa mattina presso i campi da gioco di via Luca della Robbia a Pesaro l'inaugurazione della Little Free Library, una casetta di libero scambio di libri realizzata grazie alla WISP Pesaro e Urbino. L'installazione rientra nel piano di recupero e valorizzazione dell'impianto e coinvolge diverse associazioni del territorio. Seguendo la cultura della Free Library che c'è in tutto il mondo, la casetta dei libri ha l'obiettivo creare senso di comunità e socializzazione fra i cittadini, fra gli abitanti del quartiere. La casetta dei libri non è solo un modo per invogliare la gente a leggere, ma leggendo e scambiandosi dei libri scambi inevitabilmente opinioni ed esperienze, ed è questo che crea la vera socialità, è questo che crea senso di appartenenza comune, è anche un senso di responsabilità e dovere per i luoghi che noi cittadini abitiamo, quindi in questo caso il parchetto di Via Luca della Robbia, dove la WISP di Pesaro Urbino ha in gestione i due campetti sportivi di calcio e di basket. Si possono prendere in prestito i libri, si possono donare i libri. E a questo proposito è stata fondamentale la collaborazione delle associazioni del territorio alle quali abbiamo chiesto i libri, quindi ci sono i libri dell'UICI, l'Unione Ciechi, ci sono i libri tattili per i bambini, il percorso donna. Ci sono i libri della Jolly Roger, Teatro per Bambini, Caritas, Ittico Art Lab, l'Associazione Amici della Prosa, chiedo venia se mi sono dimenticata qualcuno. Nonostante la pandemia e il Covid siamo contentissimi di aver avuto una risposta da parte non solo degli abitanti del quartiere centro, ma anche persone che vengono da altri quartieri e con la voglia e l'intenzione di frequentare i corsi che abbiamo attivato a Luca della Robbia. Non solo le periferie, ma quindi anche il centro, è importantissimo avviare delle attività ludico-motorie per chi non si può spostare, per esempio come gli anziani, abbiamo attivato la ginnastica dolce per anziani, possono venire qui a Luca della Robbia a piedi, i bambini, è stata un'esplosione del corso Attiviamoci, non vedevano l'ora di uscire da casa, il basket che è stato attivato grazie alla collaborazione con l'associazione sportiva dilettantistica Proca Basket, lo dice la parola stessa, WISP, Unione Sport per Tutti, dove non ci sono attrezzature, dove non ci sono impianti, la WISP arriva e adatta le attività, le discipline sportive, le attività ludicomotorie ai luoghi dove si trova, quindi appunto WISP Sport per Tutti. Sono tanti gli eventi che vi abbiamo segnalato in questa edizione del nostro telegiornale. Come ultimo servizio vogliamo ricordarvi che sabato 24 e domenica 25 luglio al centro estivo Basket Giovane in Viale Trieste torna l'Hip Hop Connection Arena, una due giorni dove non mancheranno emozioni e spettacolo, con un ritorno alla location dove nel 2001 l'evento ha avuto origine. Allora, finalmente l'Hip Hop Connection Arena, un evento internazionale di breakdance e di hip hop che ormai ha 20 anni, riparte dopo un anno di pausa dovuto al Covid. E ovviamente un po' c'è un'edizione molto speciale perché abbiamo veramente avuto la sensazione che forse non saremmo mai più riusciti a ripartire. Confesso che la chiamata dall'assessorato al turismo di Pesaro per dire oh ci siete, si riparte, devo dire che ci ha dato un bello stimolo. In più un evento comunque di breakdance e di hip hop che ha 20 anni, una gara, diciamo la gara più longeva di questo genere in Italia. L'Hip Hop Connection quest'anno sarà una edizione limitata, infatti si chiama Hip Hop Connection Arena Limited Edition, abbiamo dovuto cambiare delle categorie appunto per rispettare tutti i decreti, diciamo, di sicurezza. Si svolgerà al centro basket giovane
Viale Trieste 244, e il sabato 24 e la domenica 25. Ci saranno le selezioni dalle ore 15, ma diciamo che per il pubblico, per gli spettatori, vi consigliamo sempre di arrivare per le finali che inizieranno dalle 8. E sarà sicuramente un momento molto emozionante per tutti i street dancer d'Italia, di pop e di breakdance, dopo un anno e quasi, diciamo, quasi due anni di pausa. Per noi sarà un momento proprio di gioia, di ritrovo veramente molto importante. Ringrazio Cristelle e Laura, presidente e vicepresidente di Pop Connection, che hanno avuto la forza e la costanza di mantenere questo evento, un evento importante per la nostra città, un evento che abbiamo a Pesaro da circa 20 anni, e l'hip hop e tutto quello che è la break dance, tutto quello che è la danza da strada, tutto quello che ci dà gioia, entusiasmo e voglia di continuare. Purtroppo lo sport, nello specifico le palestre, le scuole di danza, sono state fortemente segnate dalla pandemia. Ricordo che da ottobre a maggio sono state fra le attività più penalizzate, perché hanno potuto riaprire solamente a maggio, quindi hanno potuto tenere solamente corsi online, solamente pochi sono stati quelli che hanno potuto continuare l'attività sportiva. Quindi un grazie di cuore a loro e un grazie anche a tutti i ballerini, gli artisti professionisti che hanno deciso comunque di venire a fare questo evento. Quest'anno purtroppo non avremo gli atleti che arrivano da tutte le parti del mondo, ma sarà un evento limitato, una limited edition, che sarà al Basket Giovani di Pesaro, quindi verrà cambiata anche la location e sarà un'edizione anche limitata nel numero di pubblico, ma non nella voglia di esprimersi, nella voglia di mantenere nella città quello che è un evento famoso in tutto il mondo. Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale. Come di consueto vi informiamo sulla programmazione di Rossini TV. Questa sera una programmazione molto ricca, perché alle 21.15 vi mostreremo e vi daremo tutte le informazioni per il Carnevale Estatico di Fano 2021, un carnevale coloratissimo che vi mostreremo anche su Rossini TV. Intanto, se volete avere informazioni, date e programma, seguiteci questa sera alle 21.15. A seguire, intorno alle 21.30, Note Oliveriane, la quarta edizione di questo bel progetto che si tiene all'interno della Biblioteca Oliveriana. Ed ora non posso fare altro che lasciarvi in compagnia del nostro meteo, vedendo come farà il tempo e come sarà il tempo per i prossimi giorni. E poi vi ricordo anche che domani vi aspetto nella nostra consueta rassegna stampa Buongiorno Rossini alle 7.20. Buona serata.